Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'altra parte di lavoro. E questa sera, come nostro solito di venerdì, saremo insieme a parlare di storia, la storia napoletana, la storia borbonica, la storia, si può dire questa volta, la storia sui briganti insorgenti. E parleremo di un personaggio che io ripeto molto spesso nelle mie trasmissioni, nelle nostre trasmissioni, perché lo prendo come simbolo della fine di questa guerra del regno tutto. Però prima di andare a fondo nel personaggio, soprattutto presentare l'ospite, che è quello che più di tutti, possiamo dire, ha licenza di parlarne nella maniera più giusta e corretta possibile. E cominciamo a vedere questo breve video. Domenico Foro, brigante Domenico Foro, dice tante cose. Sapete voi, Domenico Foro spacca pietre di San Pietro in Fine. Per quanto tempo si è fatto spaccare le pietre? Si sono fatte per una mese, eppure lui. Per quanti anni sono stato sergente dell'esercito? Lo sapevo, io ero sergente. E quando mi hanno mandato qua, mi hanno mandato lì perché veniva a trovare volontari per combattere, per rimettere Francescuccia alla seggia, come si diceva. Ma qua la cosa è andata a cagnare. Perché sapete com'è? Francescuccia stava a perdere. E tutto quanto, correva ad aiutare, chi dice che stava a peggio? Bravo. Succede sempre così. E soprattutto, chi dice che stava a aiutare più? Era venuto che teneva i quadrini. La gente, chi che avevano fatto sempre quello che gli parevano quando erano nate, voi stavano a combattere, stavano a combattere con la libertà, volete la libertà, io non so ci la libertà volete, la libertà da fregare la terra, la povera gente, a chi era sempre fatiata, gli si mangia sapore, cioè hanno mandato pure buono, si hanno fregato la terra, i fari del signore mi vedete prima finché la rivito la banda, però perché quando arrivi basta la scoppettata la campana gli spariscono tutto quando come gli succede quando vengono gli altri danno, però mi facevano scappare a me, sono scappate gli è iniziata la guerra prima che la crunch poche chiavone, a sola, poche maccarone, poche serracanda, e poi vado a ricordare a chi, non mi ricordo neanche più quello che è successo. Alla fine mi sono messo da solo, 250 uomini, 250 uomini che è cominciata la guerra. Te ne arriva a rimettere Francescuccia alla seggia. Che sera? Ma la guerra, appunto. Se si mangia a te, e te si mangia pure il motivo con cui stai combattendo. Alla fine non ti ricordo neanche più perché la devo pensare alla guerra. La guerra può piacere solo a chi non l'ha fatta. A me la guerra non si è mangiata una frate, non si è mangiata una nipote, se a far morire famo mamma. A una si è mangiata tutti gli uomini che traeva. Buon ci passa la montagna, siamo arrivati cinque. Siamo rimasti cinque, e trovavamo sta comando di chi sta a terra, perché noi a terra non ci fanno niente più. Chi è che sta a sentire quello che dice? Nicandro Bucci. Bene, avete visto la prima parte di questo video del nostro patriarca dell'altra terra di lavoro, Raimondo Rotondi, che tra l'altro cura sempre perfettamente le sigle e le locandine delle nostre trasmissioni, e
fare un monologo su Domenico Fuoco. Siccome questo monologo è un po' lunghetto, abbiamo deciso di dividerlo in due parti. Lui ne ha fatti tanti, la vanno portando anche nel nostro spettacolo Voce Cante e Sono i Briganti di Intera di Lavoro, e abbiamo deciso di mandare in onda quello che lui ha fatto a San Pietro, proprio dove nasce questo personaggio veramente importante. Parliamo di Domenico Fuoco. Domenico Fuoco muore nel 18 d'agosto del 1870, qualche settimana prima di quando morì il famoso Antonio Pilozzi, detto Pilone, e con cui diciamo che finisce simbolicamente l'avventura di un regno di quasi 8 secoli, dopo fu catturato sulle Mainard per poi essere giustiziato e portato in trofeo a quel di Picinisco. Ecco, chi ne parliamo? Ne parliamo con lo studioso, il ricercatore più accreditato e quello che più di tutti può parlare di questo straordinario personaggio, dove nasce in Alta Terre di Lavoro, a San Pietro in Fine, dove sapete bene, da noi nasce prima il mito e poi la storia. E di chi è, con chi parliamo? Parliamo con Maurizio Zambardi. Ciao Maurizio, come stai? Ciao Claudio, buonasera a tutti. Intanto ecco il libro che tu hai fatto uscito nel 2019, che praticamente, secondo il mio modestissimo parere, pone fine alla grande epopea degli studi sul brigantaggio, perché poi è un libro particolarmente importante sotto vari aspetti. Ma poi spiegheremo durante questa chiacchierata perché è importantissimo questo libro. Maurizio, niente, che ti posso dire? Praticamente, come lo puoi definire Domenico Fuoco? Mimmuccio, come lo puoi definire? Come lo senti Domenico Fuoco da suo conterraneo? Domenico Fuoco, come veniva chiamato qua. Ripeti, che non l'abbiamo sentito bene. Domenico nel dialetto sanpietrese, almeno si chiama Minec Fuoco, così lo chiamavano. Quindi, e in pratica Domenico Fuoco è sempre stato un personaggio per il paese, un personaggio noto, un personaggio di cui accanto al camino gli anziani ne raccontavano le gesta. Tant'è che da quando ero bambino sono sempre rimasto un po' così interessato all'argomento e ho voluto saperne sempre di più, per cui qualsiasi cosa che parlava di Domenico Fuoco, del brigantaggio, lo raccoglievo, e poi a un certo punto ho iniziato le mie ricerche in maniera un po' più scientifica, consultando gli archivi gli archivi statali, a partire maggiormente da Caserta, Isernia, Napoli, Frosinone e via dicendo. Poi tantissimi altri libri che parlavano di brigantaggio in generale o di altri briganti della zona, e sono arrivato poi alla conclusione di dover dare alle stampe, seguendo il consiglio di alcuni amici, perché effettivamente la ricerca non finisce mai. All'archivio di Stato di Caserta ci sono faldoni e faldoni proprio di processi fatti su Domenico Fuoco, sui fratelli e su altri componenti della sua banda. Quindi a un certo momento è stato opportuno e forse anche giusto cominciare a dare dei risultati della ricerca. Io lo dico anche in premessa, la ricerca, tu hai detto che pone fine, ma io dico non è vero che pone fine, perché no. Aumentano ogni giorno. Io ho capito, volevo dire che mi sono spiegato male, Maurizio, faccio una premessa, scusa se ti interrompo, mai c'è la fine di una ricerca, quindi chi ha voglia di ricercare è ben lieto di farlo. Tanto è vero che si sono aggiunte, Claudio, anche altre notizie, magari dopo te le posso anche dire. Sì, come no. Altre notizie interessanti. Maurizio, come no, figurati Maurizio, noi partiamo da questo tuo libro che è Capo Brigante Domenico Fuoco, tra storia e leggenda, bellissimo, sotto brigantaggio posso ridare in Alta Terre di Lavoro, quindi ormai questo termine è sempre più padrone nei costumi, in uso degli abitanti dell'Alta Terra di Lavoro. Non ho detto che la ricerca è finita, tu sai bene che esaustiva, nel senso che dice pone in qualche maniera un punto fermo, però certamente credo che sia finora
il lavoro più corposo fatto su Domenico Fuoco, però ti ripeto, nonostante tutto c'è ancora molto da fare. Perché... Assolutamente, però volevo... Non sì. Volevo assolutamente poi denigrare chi ancora continua a ricercare. Tu sai bene che scrissi tempo fa un articolo, Demi non sospetti, Brigantaggio è morto, ma non perché era morto. Ormai Brigantaggio è stato fondamentale per poter aprire con la chiave a doppia una porta che era chiusa con una porta blindata sulla storia del risorgimentale che parte dal 99, tra l'altro. Risorgimentale non scritta, e soprattutto è stato fondamentale perché come tu sai bene, nelle nostre terre nasce prima il mito e poi la storia. Si è partito dal mito del brigantaggio per arrivare alla storia. Questa, paradossalmente, questo tipo di, anche chi ha iniziato molti anni prima di te a curare questo argomento, l'ha iniziato pensando che fossero fenomeni di storia locale, ma poi mano a mano che si è andato avanti si è capito che effettivamente questa non è una storia locale, è diventata una storia universale, e tu hai chiuso un cerchio di un periodo di ricerca storico con questo testo che definitivamente l'ha messo nel tempio del mito, nel tempio della ricerca, nel tempio, e oggi infatti c'è voglia di scoprire altro, molto sul 99, tu lo sai, c'è molto ancora da fare. Adesso i problemi post-unitari, si sta scoprendo pure la parte economica, si sta andando avanti. Quindi adesso chi farà delle ricerche sul brigantaggio automaticamente diventerà storia locale. A meno che non c'è un documento clamoroso, allora il discorso cambia. Però alla fine la storia è quella. Questo libro, e lo spiegheremo, io lo spiegherò dopo, è anche un esempio di che cosa è accaduto in quel periodo. Perché in questa piccola comunità come San Pietro ci sono tantissimi personaggi che hanno delle caratteristiche che abbiamo riscontrato in quel periodo storico che era di transizione, perché stava finendo un'epoca storica nata nel 1139. Quindi c'era il liberale, c'era il garibaldino, c'era il mazziniano, c'era il proprietario terriero, e poi c'è una figura che io ho trovato emblematica, che ne parleremo alla fine, che è come dire, il passato è passato, si guarda avanti, il passato diventa un faro e non un porto, diventa una ricchezza inestimabile, poi ne parleremo dopo. Ecco perché mi riferivo a qualcosa, perché tu in questo libro praticamente è racchiuso tutto le vicende antropologiche e sociologiche, oltre che militari, e di quello che è accaduto nel regno delle due Sicilie al suo tramonto, tra l'altro nella terra di lavoro, che è l'altra terra di lavoro, che è stata l'ultima a cadere, che era forse la più ricca del regno e tra le più ricche d'Europa. Tutto qua, questo ci mancherebbe altro. Se qualcuno domani mi fa una ricerca su un brigante Tizio Gallo, oppure c'è Fuoco che ha fatto quello, ma subito non vado a leggere tutto, però non ha più una dimensione universale, a meno che non esce un documento clamoroso che va legato alla geopolitica dell'epoca. Tutto qua. Era questo quello che non volevo assolutamente dire. Sì, no, io l'avevo capito, volevo assolutamente, è talmente tanto il materiale che c'è che effettivamente c'è ancora da fare. Tu sai, tra l'altro questo testo è entrato anche nelle grazie di Domenico Scafoglio, un antropologo di fama mondiale, che è quello che più ha scritto sul brigantaggio, la ricerca più grande l'ha fatta lui, soprattutto sulle brigantesse, e quindi... Poi io, tra la nostra associata c'è la cara Anna Maria della Libreria Neapolis, lei da tempo mi dice, guarda, sui briganti, il brigantaggio e i libri non ne chiedono più. Alla fine col tuo libro ha continuato a venderli, perché questo attirava ancora. Perché? Perché il pubblico, che è meno fesso e meno scemo di quando noi pensiamo, capisce quello che è qualcosa di particolare e va studiato, anche quando una cosa è passata di moda. Tutto qua, questo pone merito a te e al tuo lavoro. Comunque andiamo subito a parlare del personaggio. Quando nasce Domenico Fuoco? Come nasce? Sì, allora, Domenico Fuoco nasce il 14 aprile del 1837, è figlio di Antonio Fuoco e di Anna di Raddo, è il primo quattro fratelli, o meglio cinque, perché un altro fratello muore ma in età molto giovane, muore per altre cause non dovute al brigantaggio. Lui, oltre a Domenico Fuoco, vi era Loreto, poi c'era Alessandro e poi c'era Teresa, che erano quindi queste quattro persone della famiglia. L'altro si chiamava Nicola, però morì all'età penso di 10 anni.
Allora, il suo carattere, come viene già descritto da altri studiosi, era un carattere forte, aveva un temperamento audace, e tant'è vero che fu avviato alla carriera militare e divenne quindi, faceva parte dell'esercito dei cacciatori, cacciatori dei Borbone, e arrivò a ricoprire anche la carica di sergente. Maurizio, c'è da dire questo, scusami, non era semplice arrivare a essere sottufficiale di un corpo speciale come quello dei No, cacciatori, quindi voleva significare che lui aveva delle doti, non era soltanto molto aveva preparato, ma era anche molto intelligente. attitudini anche al comando, sì, è Ma anche vero. preparato culturalmente, lui aveva studiato bene allora, perché non potevi fare quel ruolo, cioè. Allora, sapeva leggere e scrivere, certo non come un letterato, però comunque sappiamo che firmava di suo pugno i biglietti ricattatori che poi manderà ai vari signorotti, insomma. Poi dopo si avvale di altre persone, tipo Padovella, tipo Antonio Gentile, che saranno coloro che scrivono per conto su dettatura di Domenico Fuoco. Comunque anche il padre Antonio Fuoco sapeva leggere e scrivere. Abbiamo anche dei documenti dove figura la sua firma. E era un amante, cioè era fedele al suo giuramento. Scusami, Quando. andò volontario lui? Andò volontario? Sì, andò volontario. E quando in pratica purtroppo ci fu l'ultima battaglia, quella del Volturno, dove l'esercito borbonico fu sconfitto, ma fu sconfitto in una certa maniera, e poi dirò anche il perché, cioè teoricamente non furono tanto i soldati e i sottufficiali, quanto gli ufficiali ad abbandonare diciamo, il campo di battaglia. E quindi in qualche maniera qualcuno cominciò a sostenere la tesi che questi erano dei codardi, dei traditori, questi diciamo, soldati dell'esercito borbonico. E questa fu proprio la motivazione per cui Domenico Fuoco fu spinto, almeno per quanto si racconta al paese, a darsi al brigantaggio. Perché quando tornò al paese trovò accentuati quei contrasti che già esistevano prima dell'annessione, chiamiamola così, di Vittorio Emanuele II, quindi del Regno delle Due Sicilie. E perché? Perché c'erano gruppi di famiglie che si contrapponevano per ideali, per interessi, e quando tornò al paese si vide sbeffeggiare da alcuni signorotti. E quasi raccontava una storia che poteva essere una leggenda, ma io poi nella documentazione di archivio ho trovato essere vera. Cioè, in pratica si raccontava qua al paese che un signorotto locale, ma possiamo anche fare il nome perché comunque si trova scritto anche su questi documenti, e cioè un Comparelli, e poi questo Comparelli ha anche un nome, e cioè Giuseppe Comparelli, che era più grande di Domenico Fuoco di 5-6 anni, li sottrasse, si dice al paese che gli rubò la sciabola. E lui non, per questo motivo non poteva più fare ritorno nell'esercito, ma l'esercito ormai era stato sconfitto, non c'era più. La motivazione vera qual era, a mio avviso, era che poiché quando si sottraeva una sciabola, quando si toglieva la sciabola a un sottufficiale, un ufficiale, significava che si era macchiato di una grave colpa.
e la colpa poteva essere quella del tradimento, della codardia. Per cui questo signorotto locale probabilmente avrà detto: voi siete stati sconfitti perché ve ne siete scappati, per cui tu la sciabola non la meriti, e gliela tolse. Oh, da qua comincia la sua epopea, perché poi si sente offeso proprio nel suo intimo, perché era molto orgoglioso. Domenico Fuoco aveva un carattere... Scusami un attimo, Comparelli Giuseppe, che l'offese, è importante questo passaggio, era una di quelle famiglie, diciamo, liberali o filo-napolitane? O... No, no, liberali. O filo-napolitane, eh? Era liberali. Quindi era tra le famiglie liberali. Vincitrici, diciamo. Sì. Sì, era una famiglia quindi diciamo che andò a sfottere, certo, Domenico Fuoco. Certo, perché come dicevo prima, il tutto nasce dai moti insurrezionali del 48, perché nel 48, quando il 12 gennaio del 48 a Palermo scoppia la rivolta, che poi nemmeno a farla apposta, forse volutamente, era il giorno del compleanno di Ferdinando II di Borbone. Oh, e Ferdinando II fu costretto a dare la Costituzione, che cosa succede? Che al paese coloro che erano in qualche maniera impegnati nel cercare di mandare giù i Borbone, quindi con le idee filoliberali, presero il sopravvento. Tra questi ci troviamo per esempio Ercole Raimondi, che comincia una diatriba molto dura con Agostino Berrillo. Agostino Berrillo era il capo urbano del paese, il fratello era invece il sindaco del paese, si chiamava Pietro Berrillo. Quindi parliamo capo urbano, scusami, parliamo della guardia urbana, no? Sì, era, sì, la guardia urbana. Era una cosa diversa dalla guardia nazionale. No, no, ancora no, era un capo urbano. Poi dopo, successivamente, subentrò anche a livello di Guardia Nazionale. E il figlio di Agostino Berrillo era proprio questo Costantino Berrillo, che con una testa un po' calda, una testa, insomma, come si dice, che tant'è vero lo troviamo in più documenti. Prima sta contro Ercole Raimondi, poi invece addirittura si mette con Ercole Raimondi, ed è quello che purtroppo spara con il fucile a Antonio Alfieri Sandro alla stazione di Mignano e lo colpisce gravemente al braccio, e purtroppo a seguito di questo, di questa ferita grave, Antonio Alfieri, sì, De Vandro. Poi ne parliamo di questo personaggio dopo. Quindi parliamo del 48, facciamo un po' di ordine, se no altrimenti perdiamo quindi, il filo. Quindi... Esatto, quindi tutto nasce dal 48. Quando torno al paese Domenico Fuoco, questi animi erano ancora, erano accesi, erano, perché c'era proprio una lotta, non soltanto la lotta a livello diciamo della nazione, dell'Italia, ma proprio a livello del nel paese, ma come in tanti altri paesi, cioè ci stavano i filo borbonici e ci stavano i filo liberali, e quindi cominciano queste lotte intestine. Poi dandosi alla macchia, tant'è vero che oltre a lui che si dà alla macchia, lo seguono il padre Antonio, lo segue il fratello Loreto ed anche Alessandro. Di che cosa campava la famiglia Fuoco? Erano pastori. È vero che ho trovato un documento che avevano anche in un documento ho trovato che Antonio Fuoco era anche possidente, ma probabilmente aveva qualche appezzamento di terreno. Ma è importante questa cosa qui, sai perché? Perché effettivamente qua ancora si continua a parlare del problema della terra, ma con Ferdinando, con i Borboni comunque ci fu un periodo di riforme che dal feudalesimo non soltanto si passò alla di fondo, ma anche alla costituzione di piccoli proprietari. Quindi Domenico Fuoco, la sua famiglia sicuramente aveva avuto dei benefici dal re, anche per aver cominciato ad avere dei piccoli pezzamenti di terra che si affiancava ai grandi possidenti di terrieri, che comunque certo, non è che ne regalano. Storia che con si può dire, come dice il professor Gangemi,
Si può dire, come dice il professor Gangemi, che forse sono andati un po' lentamente i Borbone nel fare queste riforme, forse ha anche ragione, però bisogna pure capire l'epoca e contestualizzare, bisognerebbe tornare indietro con la macchina del tempo per capirlo. Però il fatto che dopo il Nuovo Fuoco la famiglia era diventata una piccola famiglia di possidenti terrieri, di piccoli possedimenti. No, ma non è, cioè io fondamentalmente erano pastori, agricoltori, e probabilmente avevano anche qualche appezzamento di terreno, ma non erano a livello di queste famiglie. Erano piccoli, diciamo come sono oggi i coltivatori, come sono stati i coltivatori diretti, no? Sì, piccole cose. Sì. Poi se a questo motivo, che secondo me è la scintilla che fa scattare tutto, si aggiunge anche che con quel Regio Decreto del 20 dicembre del 60, 1860, no, furono richiamati alle armi tutti coloro che avevano fatto parte dell'esercito borbonico, e allora qua si capisce bene la situazione, cioè queste erano persone che avevano giurato fedeltà fino alla morte ai Borboni, al re, a Francesco primo e prima ancora al padre, a Ferdinando II. Francesco II, perché poi diciamo perché ti è venuto il lapsus di Francesco primo, sì, perché dalla lapide giù a San Gatato, Francesco II, che poi volgarmente lo chiamavano Franceschiello, insomma, anche qua una persona, un personaggio che andrebbe un po' rivalutato, perché forse la sua, come devo dire, la sua tempra pacifica, la sua tempra, il suo buonismo fu causa probabilmente proprio del... Ma guarda, Maurizio, noi abbiamo fatto anche trasmissioni su Francesco, uno addirittura, perché adesso c'è la causa di beatificazione, poi abbiamo fatto un altro con l'avvocato, con Claudio Romano, insomma la figura è abbastanza controversa. Secondo il mio modestissimo parere, che si sposa con tantissimi altri pareri simili al mio, Francesco II sarebbe stato un grandissimo re in tempi di pace. Sì. Sì, era un grande uomo politico. E tanto è vero che ne ha approfittato proprio. Purtroppo non ha dimostrato di essere un gran soldato, era troppo non aveva la tempra in quel momento così particolare. Sì. Tutto qua. Se c'era il padre, sarebbe stato un grande... se c'era Ferdinando II, che era un tipo che aveva. Ma Ferdinando II, i moti del 48, fu l'unico re in Europa che gli sconfì. Che li domò senza l'aiuto esterno. Attenzione. Sì, in modo del 48 applicando leggi molto severe. In questo periodo c'era un tentativo di colpo di Stato, non dimentichiamolo. Lui, per cercare di sventare questi eventuali ulteriori tentativi di colpo di Stato, allora diventa, come dire, molto severo, e bastava un non nulla, una denuncia anonima fatta al re di una persona del paese, dicendo che era settario, che attendava al regno, eccetera, che subito scattava un'inchiesta, e un'inchiesta con risvolti a volte anche troppo esagerati. Quindi fu proprio il 48 che scatta tutto questo procedimento. Tant'è vero, abbiamo parlato di Ercole Raimondi, che era comunque poi diventato anche Garibaldino. Nel 1850 fu arrestato e fu messo nel carcere di Cervaro e stette per 2 anni, e addirittura fu anche chi aveva contatti con la sua famiglia rischiava di essere arrestato. La moglie, che era incinta, purtroppo abortì, anche il fratello, l'inserviente, cioè ebbero tantissimi problemi. Poi riuscì fortunatamente a scagionarsi, e con una autodifesa, perché era avvocato,
lui fa una pregevole autodifesa a sua discolpa, analizzando punto per punto tutte le accuse. Eccolo e qui, poi, no? Di conseguenza, questo qua, questo è Ercole Raimondi da Garibaldino, e poi invece in età avanzata, sappiamo, mi sembra di averlo detto, che dal 62 al 65 diventa anche sindaco del paese. Poi sì, poi ne parliamo. Questo del San Pietro in Fine, si può dire che San Pietro in Fine a quel periodo era questa foto? Sì, sostanzialmente sì, perché questa è una foto del 42, ma si discosta di poco da una foto che ci sta, non so se sta più avanti, ecco, da queste foto, la prima in alto a sinistra è del 1910, e quindi il paese di San Pietro in Fine grosso modo era questo. Era poi, questo, insomma. Come sappiamo bene, purtroppo con gli eventi della Seconda Guerra Mondiale è stato raso al suolo, prima dagli alleati in avanzata, e dall'8 al 17 di dicembre del 43, e poi anche dai tedeschi in ritirata, quindi in pratica di quel paese che adesso è Parco della Memoria Storica e vale la pena proprio di andare a visitarlo, rimane ben poco se non i ruderi. Ecco, sì, questo è Francesco II. Il regno, la immagine del regno. Noi stavamo qui, qua stavamo. Sì. Senti, ritorniamo un po' a Minnuccio. Lui praticamente quindi si dà la macchia, prima di parlare. Si dà la macchia, però poi comincia a prendere contatti con altri personaggi, perché in quel periodo poi Francesco II di Borbone, rifugiatosi a Gaeta, cerca di riorganizzare le fila dell'esercito e quindi... Troppo tardi, purtroppo. È troppo tardi, fa appello ai suoi ex soldati che in qualche maniera erano rimasti fedeli a lui, e li sprona a formare una resistenza, a creare una resistenza anche avvalendosi di persone che a volte magari avevano meno ideali, per esempio di gente che era stata carcerata ma per altri motivi, non per motivi politici. Allora in quel periodo si cercò tutto, di fare del tutto per poter riportare Francesco, recuperare il tempo perduto. Prima di parlare delle sue gesta voglio fare una premessa, Maurizio: qui non ci sta né buonismo e né partigianeria, nel senso che io personalmente sono una persona non neutrale, ovviamente sono napoletano, quindi filo borbonico anche, e però sono imparziale. Qui non si tratta di capire come molti fanno, erano buoni o cattivi i briganti, no. Domenico Fuoco, come tutti gli altri, si trovava in una guerra prima di resistenza e poi civile, ed era nella sua guerra feroce, crudele, quindi ha fatto dei delitti per difendersi, per farli, perché era in guerra. Quindi la guerra è brutta per questo, mai arrivare in guerra. Quindi qui nessuno di tra me e Maurizio, certo, dirà mai era buono o era cattivo, analizziamo i fatti così come sono. Basta. Certo, no, perché poi appunto sia da una parte che dall'altra, cioè, appunto, la guerra è guerra. La guerra, quando, è guerra. Quando arriverà poi nel 68, arriverà Pallavicino, no? Che imporrà una sorta di legge marziale, o al limite condannerà tutti quelli là che si portano il pane più di una giornata, oppure infierirà contro coloro che si pensava fossero i manutengoli, e qui spingendoli in qualche tra virgolette al tradimento, cioè a dire dove si trovava, e questi per poter sopravvivere avevano bisogno anche loro di intimorire. E non dimentichiamo un'altra cosa: il tradimento era considerato una colpa gravissima, quindi se Fuoco o gli insorgenti come lui consideravano un nemico che era proprio come un paesano, traditore. Comunque hai detto bene prima, questa era una guerra civile, cioè questa è una guerra che vede, purtroppo vede personaggi che si contrappongono, e fino a un certo periodo di tempo si è sempre detto che questi qua sono volgari, briganti, che sono banditi, eccetera, però
almeno per quanto riguarda Domenico Fuoco, la motivazione di fondo c'è sempre. Alcuni hanno sostenuto in un primo momento era la motivazione della politica, poi diventa invece delinquenziale, ma per Fuoco, se si va a vedere i documenti, lui porta avanti sempre la causa borbonica, anche perché si aspettava da un momento all'altro, probabilmente anche perché gli venivano comunicate notizie per cui sarebbe arrivato un esercito abbastanza forte da potersi contrapporre, e lui addirittura sarebbe stato messo a capo della provincia, insomma, credeva fortemente in questa. Era una guerra, come dicevi tu, era una guerra, non c'erano situazioni. E per poter campare, per poter sopravvivere, avevano bisogno dei manutengoli. Proprio qualche giorno fa sono stato su a Forcadacero, e allora zona dove il brigante Fuoco era il suo regno, ecco. E faceva freddo, cioè io ho detto, ma questi come potevano sopravvivere l'inverno così tra le montagne, pure nelle grotte, come potevano sopravvivere? Probabilmente questi non d'inverno specialmente non stavano sulle montagne, stavano presso le case dei manutengoli, e quindi era necessario che chi li teneva segreti, insomma, li teneva nascosti in casa, doveva tenere la massima segretezza, perché altrimenti succedeva, e quindi un po' per paura, un po' perché ci credevano, e loro erano appoggiati da questi manutengoli. Anche perché per ricompensare questo loro sacrificio, perché era un sacrificio per queste persone avere persone in casa che potevano in qualche maniera potevano essere ammazzati pure loro, no? Se acchiappavano i briganti, acchiappavano pure loro come manutengoli. Allora loro dovevano sovvenzionare, dovevano pagare in qualche, ricompensarli, e qui scatta i sequestri a persone che però sono tutte persone filoliberali. Se andiamo a vedere le persone sequestrate, è una guerra. Non sono persone che appartengono filo borboniche, non so se sono stato chiaro. Maurizio, io posso dire la mia sulla questione del... Allora, il brigantaggio insorgente ha avuto queste tre fasi. La prima fase è contro un esercito invasore, quindi una guerra di resistenza, perché fino al 17 marzo si era ancora, infatti bisogna indagare molto, per esempio, sui primi sei mesi di invasione. Quindi quella fu una guerra di resistenza contro un invasore straniero, perché era considerato un esercito straniero. Poi si trasforma in guerra civile, e poi purtroppo alla fine è normale che verso, soprattutto quando tu la guerra la stai perdendo, ti devi salvare, diventa un fenomeno anche delinquenziale. Quindi queste tre fasi prende il brigantaggio. Ma delinquenziale, dovevano sopravvivere. Guarda, c'è un bel documento, una testimonianza di Giovanni Morra, che era di Venafro, era un parroco che fu sequestrato dalla banda Fuoco. Però lui non era, non rientrava nelle mire del sequestro. Era il nipote, Ettore, mi sembra si chiamava, che doveva essere sequestrato. Il nipote, che stava con lo zio prete, si afferra allo zio dicendo: non mi lasciare, e quindi lui è costretto ad andare, anche lui sui monti con i briganti. Quando questo Giovanni Morra comincia a parlare, riesce un giorno a parlare con Domenico Fuoco e riesce a intavolare un discorso abbastanza sereno, e Giovanni Morra dice: ma perché tu, non vista tutta questa situazione, perché non ti presenti
alle autorità e ti dichiari. E dici, ma come faccio a presentarmi? Se tutti gli altri miei compagni che lo hanno fatto sono stati arrestati e fucilati e giudicati così colpevoli in pochissimo tempo, soltanto perché hanno fatto parte appunto dei briganti. Quindi io, la mia è una lotta che continuerà sempre. È diventata una guerra personale, no? Di sopravvivenza. Cioè, e fu lui poi quello che temeva, e che poi è successo, era il tradimento. Il tradimento. Poi alla fine ne parleremo. Perché se no. E chiudo il discorso di Manutengoli. Maurizio e Manutengoli comunque sono stati i veri vincitori di quella fase, perché tantissimi Manutengoli si sono arricchiti pesantemente. Sì. Sappiamo bene, non solo perché tradirono molti, ma poi loro in questa fase veramente era il ponte con la società civile e con i briganti insorgenti. Molti veramente si sono arricchiti in maniera incredibile e facevano spesso il doppio gioco. I Manutengoli, questo ecco un capitolo da studiare, oltre che i briganti. Sulla questione Manutengoli si è studiato molto poco, e tu mi insegni che sono stati veramente decisivi e fondamentali, e quelli che veramente si sono arricchiti da questa vicenda drammatica. Comunque cominciamo, quindi diciamo, cominciamo qui, ecco, metto in primo piano che Domenico Fuoco comincia a stare con la banda di Chiavone, o mi sbaglio? Sì, sì, e, con Chiavone, con Tristani, con Lagrange, cioè ha contatti con questi grossi personaggi, perché cercano di riorganizzare le fila dell'esercito. Purtroppo come sappiamo, insomma, non si riesce a riorganizzare, e allora si creano queste piccole bande. E qua nella nostra zona abbiamo, almeno qua parlo San Pietro, Mignano, nei primi tempi si hanno queste quattro grosse bande, e cioè di Fuoco, Guerra, Pace, Ciccone. E poi tu nel capitolo del libro definisci o masse, mentre nel 99 non si aveva dubbi e a definire tutte masse, perché erano organizzate come esercito, come una guerriglia ben organizzata. Nel 60 da masse diventano bande, perché poi diventano tutti piccoli nuclei, no? Che facevano solo operazioni collaborative, ma non rispondevano a un solo capo. Sì, sì, sì. No, ma erano comunque, operavano separatamente, però quando c'era da fare una operazione un po' più corposa, allora si riunivano. E quello che mi piace sottolineare è che da alcune testimonianze rese alla Guardia Nazionale, ai vari ufficiali che poi, quando prendevano queste persone, insomma, le facevano fare delle deposizioni, eccetera, si diceva che quando si riunivano il capo assoluto era Fuoco. Cioè era lui, quindi quando stavano separati ognuno operava per conto proprio, ma quando si riunivano Fuoco assumeva quindi il comando. Tutti ne riconoscevano la supremazia, ma come capo, no, l'autorità anche, perché comunque la imponeva pure, cioè era un tipo tosto, insomma, nel senso che non è che ma del resto in quel periodo lo facevi così, secondo me, oppure... No, ma poi lui, poi tra l'altro sta a testimonianza pure del fatto che parte lui faceva parte dei cacciatori, ma poi lui, cioè, non ci sono pochissime foto, lui era uno veramente che faceva la guerra in maniera era una specie di Rambo per l'epoca. In una monografia del Berlingeri, di Vincenzo Berlingeri, che Berlingeri è un avvocato che nel 1895, se non vado errato, scrive I fasti del brigantaggio, e parla di Domenico Fuoco. In pratica lui attinge a un diario di Beppe il Calzolaio, che era un personaggio che viveva a Conca Casale. Conca Casale è proprio la patria, diciamo, di colui che coloro che dettero fine alla, diciamo, alla banda di Fuoco, no? Poi magari ne parleremo dopo. Questo Beppe Calzolaio aveva fatto parte della Guardia Nazionale e aveva una sorta di diario dove appuntava tutta una serie di avvenimenti che accadevano. E questo Vincenzo Berlingeri, che decide a un certo punto di scrivere la storia, le gesta di questo Domenico Fuoco, quando è che lo decide? Lo decide passando un giorno per San Pietro Infine, che doveva andare a Cassino,
si ferma a, all'ingresso del paese dove c'era una taverna e chiede spiegazioni al, al taverniere. Il taverniere dice: lasciamo stare i, i morti in pace, e se Domenico Fuoco non li avessero fatti, insomma, non avessero le persone, insomma, coloro, questi signorotti locali, non avessero infierito su di lui, certamente sarebbe ancora sarebbe stata una persona come tante altre e non un brigante. Sarebbe solo stato, sarebbe stato normale re. Un normale reduce di guerra. È una cosa del genere. Allora qualcuno gli dice: guarda, se vuoi saperne di più, vai a Conca Casale, perché là ci stanno quelle persone, cioè Nicandro Bucci, anche detto Comparone, Prete ed altri, che avevano, che erano dei sequestrati. Poi ne possiamo pure parlarne di questa parte finale che è interessante. Come no, questa è la parte finale. E allora lui che va là e raccoglie queste notizie, che poi le riporta in una certa maniera. E io ho trovato anche una corrispondenza tra quello che dice Berlingieri e alcuni documenti ufficiali. Magari il nome è sbagliato, oppure sbagliato di una lettera, oppure una data, però dettagli sono più o meno gli stessi. E questo Berlingieri in qualche maniera racconta le sue gesta, perché quando era piccolo se ne sentiva parlare ancora di Domenico Fuoco, e lui temeva, anche perché proveniva da come si chiama là, non mi sfugge il paese, Rocca Mandolfi, paese proprio dei briganti, dove ci sta pure un bel museo che hanno aperto, dove ci sta una statua addirittura dedicata al brigante. E quindi e descrive, parla di tante situazioni che si vengono a creare, racconta anche ad esempio che Domenico Fuoco aveva probabilmente una delle tante amanti che aveva sparse nel territorio, una piccola parentesi. Sì, diciamo che tu ci hai dedicato proprio un capitolo alle donne di Domenico Fuoco. Sì, perché veramente, per esempio, a Ciccio Guerra, cioè Francesco Guerra, che visse il suo periodo di brigantaggio con Michelina di Cesare e soltanto morì poi con lei il 30 agosto del 68. Quando furono presi sempre per tradimento. Eccoli qua. Sì, questa, anche se c'è da dire, io non voglio sfatare un mito, purtroppo, ma io l'ho sempre detto, questa immagine è attribuita a Michelina di Cesare. Ci sta una diatriba che va da anni davanti. Ci stanno tante altre foto con altre signore, belle donne, con lo stesso costume, quindi sì, poi... l'iconografia lo sappiamo bene. Poi, tra l'altro questo è un vestito di Sonnino, che la zona di Marittima nemmeno era di... Sì, ma se vedi, io le ho anche, ci stanno almeno altre 4-5 foto con donne che vestono alla stessa maniera. Quella di prima invece è Alessandro Pace, quello che foto scattate nel carcere perché fu arrestato, fu l'ultimo ad essere l'ultimo capobrigante ad essere. Quale, questa? No, questo a fianco è Francesco Guerra. Guerra, infatti. Quell'altro invece, se vai dopo, questo qua è Alessandro Pace, che fu arrestato insieme ad altre tre sulle montagne di Morcone, e poi dopo all'interno del carcere, insomma, li scattarono le foto così. Vabbè, proseguiamo con Domenico Fuoco, che tra le sue donne, poi tra l'altro lui... La cosa interessante, per esempio, è che lui, proprio per dimostrare che ci teneva ad essere fedele al re, lui preferiva farsi chiamare Fra Diavolo,
cioè tra i tanti soprannomi si faceva lo chiamavano il capitano, il generale, tutta una serie. Lui dice no, mi dovete chiamare Fra Diavolo, perché lui proprio voleva che si vedesse in lui la figura di questo, questo generale, che purtroppo nei modi insurrezionali, sappiamo, no, con il cardinale Ruffo, tu sei inesperto qua, gli fu affidata tutta la zona di Sora, Cassino, eccetera. Sì, lui, sì, però, poi venne impiccato, lui pare, nel 1806. 1806 a Napoli. 11 novembre 1806. Esatto. No, e quindi lui però diceva io voglio essere chiamato Fra Diavolo. Beh, come lo stesso colonnello Michele Arcangelo Pezza aveva anche in comune il fatto che gli piacevano le donne, perché pure era Fra Diavolo sulle donne. Sì. Ah, ecco, non quello aveva. Stavo dicendo che lui aveva tutta una serie di... in ogni paese c'era, grosso modo, c'era una donna, perché poi loro, queste ragazze, ambivano anche, perché questi erano personaggi che in qualche maniera avevano anche un fascino, oltre all'aspetto economico, perché molto spesso elargivano anche regali. E ma quindi, diciamo che erano dei miti viventi già all'epoca, no? Sì, sì, no, cioè, guarda il brigante, il almeno dal punto di vista del povero, del contadino, era una sorta di colui che colui che vendicava i soprusi dei potenti, cioè quando non si riusciva a venirne a capo contro un signorotto locale, contro un personaggio che magari avendo i suoi rapporti con altre, no? Queste erano tutte caste di alto livello, e allora ecco, allora vedevano nel brigante, nel capobrigante, la persona che riusciva a vendicare, che riusciva a tenere testa a questi personaggi che in realtà erano, diciamo, difficilmente parliamo un attimo, perché qui chi vuole sapere bene la storia di Domenico Fuoco deve acquistare il libro, che comunque vi ripeto, poi spenderò una parola finale, che è veramente un libro dal mio punto di vista, forse non vuole esagerare, ma come pochi ne ho letti io nella mia breve vita di lettore. E quello che ti volevo dire, un po' delle credenze popolari che ti sei portato da ragazzino fino adesso, le cose più curiose, oltre il fatto che tu hai scoperto che si faceva chiamare Fra Diavolo, un po' il popolo, le popolazioni che si sono tramandate. No, allora, io addirittura ci ha dedicato anche qui un capitolo. In alcuni paesi, quando si parla di Domenico Fuoco, no, quello è un delinquente, vuol dire che magari ha avuto certamente un parente, qualcuno che ha avuto. Che ed ne è so, normale, umano. Ha avuto un danno in famiglia di qualsiasi tipo. A San Pietro, invece, le persone. Gli anziani che ho ascoltato, e come penso tu sai, come sai tu, ma penso pure altre persone, mio padre ha aperto un bar nel dopoguerra, e quindi io da piccolo, da ragazzino, stando la sera nel bar, ho avuto modo di ascoltare gli anziani. E poi da un certo periodo in poi sono stato anche, ho avuto, tra virgolette, la lungimiranza di registrare anche queste loro conversazioni. E quindi quando li sentivi parlare, ne sentivi parlare sempre a positivo. Per esempio, un episodio che adesso mi è venuto in mente, perché poi li ho anche riportati questi episodi, era che lui non poteva, certamente doveva sempre scappare, non poteva andare liberamente, che ne so, a Cassino, no? Anche se il Berlingieri parla di un episodio che magari posso anche raccontare, che è simpatico. Allora, che faceva? Incontrò un ragazzo, un giovane del paese, che era andato al mercato a Cassino e aveva comprato un paio di stivali. Allora, quando lo incontra lungo la strada,
lo ferma questo ragazzo, questo giovane un po' timoroso, dice oddio, chissà, e lui dice no, no, disse guarda, mi vuoi far provare un attimo questi stivali, prova gli stivali, vanno bene, e quello dice no, no, pigliateli, no, 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 prende del denaro, gli dà la somma, ma è molto molto più superiore a quella con cui aveva pagato gli stivali, dice questi me li prendo io, tu vatteli a prendere, vai di nuovo e prenditi gli altri e ti prendi pure altra roba. Cioè farti capire che non è che magari aveva sottratto gli stivali e se n'era andato, aveva capito che quello era un poveraccio che con sacrifici era andato a prendersi questi stivali. E animo nobile, aristocratico, anche se qualcuno che ci sta sentendo dirà, penserà il contrario, ma questa è la classica dei briganti insorgenti. Poi, magari se trovava un altro invece di San Pietro, fece una cosa ben fine, diversa dei galantuomini. Alla fine, ascolta, perché in pratica un'altra storia si raccontava che la madre, queste fanno parte delle leggende, io le ho dette, le ho riportate, perché comunque le ho ascoltate e le ho anche registrate. Allora, che succedeva? Che quando passavano in alcune zone, c'era sempre qualcuno che andava ad avvisare la Guardia Nazionale, i soldati, eccetera, che avevano avvistato la banda fuoco, la banda di guerra e via dicendo. Allora, lui è costretto a scappare e si nasconde in un tumulo di letame, perché era l'unico modo per sfuggire. E da quando a un certo momento riesce a sentire che i soldati che arrivano chiedono informazione a un signore del posto, e questo qua invece di dire no, non l'ho visto, oppure dargli un'altra indicazione, gli dà l'indicazione di dove era andato e con chi stava. Quando poi questi soldati avanzano, vanno via, e lui lo va ad acchiappare a questo qua, e gli fa fare una brutta fine. Come un'altra storia è che la madre aveva fatto sapere al figlio che era malata e che aveva bisogno di medicine, e che l'avevano isolata in paese, almeno questi grossi i signorotti. E lui sotto Monteleucio, si chiama qua, tra San Pietro e Mignano, incontra un altro personaggio di San Pietro e gli dice che stava là nel suo terreno, gli dice guarda, mi devi fare invece, porta questo denaro a mia madre, diglielo, ce lo mando io. Sì, va bene. Dopo un po' di tempo la madre si lamenta, manda ancora attraverso i manutengoli, manda a dire a Domenico Fugo, ma ti ho detto mandami qualcosa, io la sto vedendo nera, perché non c'ho niente da mangiare, cioè, mi servono le medicine. E lui dice come, io te le ho mandato i soldi. E viene a sapere che in pratica questo personaggio non aveva consegnato il denaro affidatogli. E ritorna, lo ritrova sempre che sta varando in quell'appezzamento di terreno. Quando lo vede questo signore, capisce subito che è arrivata la sua fine. Allora dice, ah, ma com'è, poi non hai più dato quei soldi a mia madre? No, poi ce li volevo dare, però poi sono stato impegnato. Insomma, lui dice, fammi fare un solco con l'aratro. Piglia l'aratro, ovviamente fa un solco con lo sterratore, così lo chiamavano, che sarebbe una spatola che toglie il terreno da vicino, diciamo, l'aratro. Infierisce contro questo signore e lo ammazza. Quindi voglio dire, anche in paese ci sono stati degli episodi cruenti, insomma. Quindi ma altro, te l'ho detto prima, i tradimenti non erano perdonati, però sono sempre motivati da, vedi, da un tradimenti, non sono motivati, ma poi era da qualcosa che duri. Ammazzava chiunque, c'era una motivazione per cui ammazzava, cioè, l'episodio di Cassino. L'episodio di Cassino. L'episodio che parla Berlingeri è simpatico, perché dice che un giorno lui, come avevi detto prima, non si voleva far fotografare, perché in quella maniera riusciva a camuffarsi facilmente tra la gente, e si vestiva in tutti i modi, da pastore, da contadino, da qualsiasi modo. E un giorno diavolo. In una taverna a Cassino,
ci sta in un ad un tavolo, ci sono dei gendarmi che parlano di questa situazione, e in qualche maniera si dice quello Minico Fuoco si fa il grande sulle montagne, vorrei vedere se stesse qua in pianura tra le nonne nei paesi che fine farebbe. Lui ascolta con attenzione, dice ma com'è, ma come mai, dice eppure questo mi hanno detto, fa Domenico Fuoco, no? Dice mi hanno detto che questo è capace di saltare in groppa anche al diavolo. Sì, quello la sa lungo, ma quello è un fifone, è un personaggio che non si accontenta, cioè non viene mai allo scontro aperto con noi, eccetera. Vabbè, insomma, per farla breve, a un certo punto lui chiama l'oste, e qua si vede pure che effettivamente è, in qualche maniera scrive, sa leggere e scrivere, e dice mi puoi portare un pezzo di carta e una matita, insomma. E su questo pezzo di carta la matita scrive oggi, e mette la data, Domenico Fuoco ha desinato con la Guardia Nazionale di Cassino, e dice questo biglietto lo piega, dice poi glielo devi dare, aspetta una ventina di minuti che me ne vado e poi glielo vai a dare. Per cui questi, quando poi aprono questo biglietto e vedono la firma di Domenico Fuoco, rimangono così impressionati, cioè per far capire era Domenico Fuoco, quindi era la Borino, questo lo scrive Berlingeri, però sono storie che si tramandano, saranno anche leggende, saranno pure, però per far capire come veniva visto, perché ci sta chi lo vedeva, lo vede in senso negativo mentre parli, cioè, e chi comunque in qualche maniera ma queste sono personaggi che dividono, insomma, mentre parli sto facendo passare le documentazioni che stanno nel libro, vedo, quindi come vedi nel libro hai messo tantissimi anche importanti documenti scritti dell'epoca che sono molto molto importanti. Prima di parlare della fine, a me c'è un passaggio, questo che castello è? Questo è il castello di Mignano, dove Pallavicino mise la sede del comando. Sarebbe questo qui, qua. Giusto? Questo qua, sì. Pallavicino. Perché poi con Pallavicino cambia tutto. C'è un episodio, prima di parlare della fine di Domenico Fuoco, che mi è rimasto impresso. Quando lui nel 1866 entra in Isernia da vincitore e la gente lo acclamava pensando che stesse tornando Francesco II, perché... Da che se ne dica, Isernia era una fedelissima del Borbonica, sia nel 99 che nell'860, addirittura nel 66 ancora la gente sperava che potessero rientrare i Borboni. Questo ho visto che l'hai preso, trovato da un documento ad Isernia, mi sbaglio questo episodio? Sì, sì, ma pure all'archivio di Stato di Isernia ci sono tantissimi documenti testimoniali. Come già ancora nel 66 si pensava che stesse rientrando Francesco II. Certo, questa immagine che hai messo è Domenico Fuoco II, certamente l'immagine, come vedi, è cruda e dura perché lo rappresenta morto, ed è in pratica anche qua ho fatto, ecco, come dicevo, ci sono delle novità, si pensava che fosse un cugino o un nipote, ma è un nipote molto alla lontana, perché nemmeno i nonni, cioè, erano fratelli, insomma, sia di Domenico Fuoco I che di Domenico Fuoco II, cioè probabilmente, perché poi al paese i Fuoco ce ne stanno, è una famiglia molto antica come tantissime famiglie. Ne sono più loro che la festa dei Santi. Nicolella, cioè ci stanno tantissime, Masella, sono famiglie che hanno radici molto lontane. Senti, quindi... Maurizio, prima di parlare della morte di Fuoco, dici che c'avevi delle novità che dovevi dire questa sera, quali sono? No, vabbè, una per esempio che ho trovato proprio questa a livello anagrafico, che per esempio il primo figlio, io non sapevo chi era il primo dei figli, se Loreto, Alessandro o dove, invece Domenico è il primo, ho trovato proprio anche gli altri certificati di nascita, quindi di Loreto, di Alessandro, Teresa, che comunque avevo già trovato. Però, ma i figli Loreto, di chi, scusa? I figli di chi? No, i fratelli, ho sbagliato. Ah, i fratelli.
i fratelli, cioè lui aveva questi due fratelli, Loreto e Alessandro. Io mi sono sempre chiesto, ma chissà chi era il più grande, cioè se era Loreto, se era Alessandro, se era Domenico. Invece ho trovato che per esempio il primo figlio era proprio Domenico, poi veniva Loreto, secondogenito, poi veniva Alessandro, posto Nicola che morì, e poi questa Teresa. Un'altra interessante novità è che in una delle presentazioni fatta dopo Caspoli, là, mo mi sfugge il nome, a Conca Campania? Vicino Conca Campania, Galluccio, Sipicciano, dove c'è il museo della città contadina, è un bellissimo museo, mo mi sfugge il nome. Conca, comunque da quelle parti. E un giorno ricordo che mi si avvicinò un signore e disse: sai, io sono un discendente di Domenico Fuoco, poiché a San Pietro, ma in altri paesi, sono tutti discendenti di Domenico Fuoco, come pure sono tutti discendenti di Nicandro Bucci. Cioè, poi, però, e ne parleremo alla fine adesso. Sono tutti quanti discendenti, però poi vai a spulciare e ti accorgi che non è così. Almeno per molti, poi non lo so, per Fuoco a San Pietro non aveva eredi diretti, non ne aveva perché non era sposato, non ha niente. Invece quelle donne, quelle amanti, qualche figlio c'è uscito, sì, perché questo signore si chiama Antonio, non faccio il cognome un po' per i segreti, non serve a niente fare il cognome, va detto che la sua trisavola, che era stata con Domenico Fuoco, fu mandata a casa perché era incinta, e poi da là c'è stato il figlio, che poi certamente non hanno messo il cognome Fuoco, no? Come pure un'altra notizia proprio di qualche giorno fa, una settimana fa, un altro signore mi ha detto che un'altra, che io parlo ma per riservatezza perché non voglio creare problemi, riservatezza, un'altra donna che fu mandata a casa perché era incinta da 2 mesi, mi è sempre venuto la domanda, ma chissà se poi ha abortito, si è portato a termine la gravidanza. Insomma, questo signore che era di questo paese ha detto che lui sa che l'ha portata a termine quella gravidanza, per cui è nato questo altro figlio, Domenico Fu, che chiaramente non si chiama, non prendono il nome il cognome del padre, perché in quel periodo era preferibile non avere il cognome Fuoco, insomma, specialmente. Chissà quando ce ne sono state, ci saranno, diciamo, dei suoi discendenti, però non tutti quelli che si dice io sono un discendente. Ma questo fa parte del gossip, perché appartiene a tutte, che fanno da cornice a tantissimi personaggi che sono entrati nel mito, nella storia, come Domenico Fuoco, lo sappiamo. Sì. Maurizio, ma questa grotta c'ha qualcosa a vedere con la fine di Domenico Fuoco? Allora, questa grotta è una grotta che in pratica l'ho riportata, infatti nella didascalia sta scritto che viene attribuita alla grotta dove morì Domenico Fuoco. In realtà non ci stanno attestazioni documentate, cioè si è pensato che fosse questa la grotta dove si racconta morirono questi Domenico Fuoco, Ventre e Caronte, ma non ci sono documenti che riportano il luogo preciso, però vabbè, insomma, è una delle grotte sicuramente, come tantissime altre sparse sul territorio, dove specialmente d'estate si rifugiavano. Un'altra, per esempio, sta proprio dietro Monte San Bucaro, al di sopra di Ceppagna. Sono stato proprio un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, sia con mio figlio Stefano che con un caro signore, Armando Mattei, che mi ha accompagnato, perché io sapevo di questa grotta perché me ne raccontavano tanti anni fa, e chiesi un giorno se lui la conosceva. Sì, la conosci, sono stato quando ero ragazzo, però la posso ritrovare, e l'andammo a ritrovare, ed è ho fatto anche un piccolo articolo a riguardo. La posizione è strategica, proprio domina tutta la valle di Venafro,
E da là poi è facilmente, si sconfina facilmente nel versante verso Cassino, insomma, passando. Sì, ma sì, capito, pure là pure faccia pure verso Viticuso e Conga Casale. Verso Conga Casale, sì, grosso modo, passando, sì. Io ho fatto a piedi con mia moglie il percorso dei briganti di fuoco dalla valle degli olivi storici di Venafro fino a Conga Casale, la Portella, bellissima la Portella, vabbè, sì, quella è la strada che si faceva prima, la mulattiera che si faceva prima che realizzassero la carrabile che porta. Sì, bellissima quella strada, quel posto. Sì, poi infatti pure lì ci siamo spessi domandati come facessero questi soggetti, questi personaggi a e là ci stanno anche delle vari episodi lungo quella strada, riportati sempre da questo Berlingieri che attinge al. Sì, che tu hai fatto un bellissimo. Adesso bellissimo quella strada che fa capire effettivamente come, che forza avevano questi personaggi che in quei tempi riuscivano a. Camminavano di notte, pensa un po'. Si dice. Stando in guerra poi. Fuoco camminava di notte dall'una di notte fino alle 7, alle 8 di mattina, poi il resto del giorno si nascondeva e cercava di dormire. Inoltre, quando si spostava, non è che si spostava, andava così, cioè era tutta una tattica militare, ma andava avanti prima delle persone tipo pastori, poi persone più fidate, cioè per vedere la situazione com'era. Quando vedeva che il tutto era tranquillo, allora avanzava con. Infatti, chi ha fatto proprio il corpo speciale dei cacciatori, no? Come pure un'altra cosa molto interessante che ho trovato è che comunicavano con le pietre, cioè battendo con le pietre, loro, per esempio, due volte aveva un significato, tre volte un altro significato, una volta, cioè. C'erano dei segni convenzionali che una specie di alfabeto morse con le pietre, una sorta di alfabeto morto con le morse con le pietre. Poi anche a livello visivo mettevano per esempio ad una pianta appeso un fazzoletto, un qualcosa aveva un altro significato. Questo l'ho appreso da queste testimonianze diciamo. Questo ci fa capire che hai fatto che non a caso si può considerare il più grosso studioso di Domenico Fuoco, che è una cosa che ti nobilita. Perché la portata storica di Domenico Fuoco, ti ripeto, è andato nel mito, quindi c'è poco da fare. Senti, una cosa importante, adesso passiamo, ecco, metto alla morte di Domenico Fuoco e questa figura di comparone Nicandro Bucci, che era compare Manutencolo, ma poi ha tradito veramente, oppure sì, ma anche se in realtà io poi diciamo il tradimento era un tradimento indotto proprio da Pallavicino, no? Pallavicini o Pallavicino, si può dire, l'ho trovato scritto in tutti e due i modi. Perché? Perché in pratica lui era anche compare di Domenico Fuoco. E pensa, e questa ce l'ho proprio registrata, nel 1988 in piazza a San Pietro andai, perché poi c'avevo un registratore, ma di quelli portatili, non quelli piccolini, quelli portatili, mi portai e cominciai a chiedere a queste persone fatti di guerra, fatti, storie che si tramandavano, mi è sempre piaciuto, no? E poi raccontai pure di Fuoco. La cosa interessante è che un signore del luogo, lo posso anche dire il nome, si chiama Giacinto Colella, che è morto quasi centenario, insomma, lui diceva che aveva mietuto, era durante l'estate, no? Facevano la mietitura, con il figlio di questo comparone. E per cui lo stesso figlio gli aveva raccontato queste cose. Allora, sugli atti ufficiali troviamo in realtà che i tre sequestrati si erano liberati durante la notte perché legati male,
e ognuno, chi con un coltello, chi con un'ascia e chi con un mazzuolo, insomma, avevano accoppato questi tre briganti. Oh, ma questa è la versione ufficiale, ma la versione invece riportata dalla gente, dal popolo e anche da questo figlio, quindi di figlio di Comparone, era un'altra, cioè che si diceva che questo Comparone, che aveva fatto da tramite per la liberazione degli ostaggi, aveva drogato il vino, il mangiare, che si chiama l'addobbio, quindi ce l'avevano messo l'addobbio dentro il vino, per cui questi vennero presi da un sonno incontenibile. Lo stesso fuoco dice che se ne accorse e disse, pronunciò questa frase, questa, ti ripeto, me lo ha riferito, ed è registrato, me lo ha riferito questo Giacinto Colella, che glielo disse il figlio di Comparone, e disse, se l'accorse e mi disse, ah Comparò, ma la si fatta. Nel senso, capì che stava svenendo, stava venendo meno, e quindi fecero quello che poi sappiamo tutti, no? Con gli lettere, prima l'hanno accettata sul braccio e gli spezzò il braccio, poi vennero le carotidi, vennero proprio recise. Insomma, qui lo vediamo con Caronte e Ventro. Caronte, tra l'altro, Caronte di San Giorgio. Queste sono le uniche due foto che ci stanno, che almeno abbiamo trovato. La prima è senza cognomi, però qualcuno probabilmente disse: vabbè, ma qua chi è fuoco, chi non è? Allora poi la rifecero la foto, sempre da quelli che si usavano i cavalletti, no? Quelle macchine col cavalletto, e ci misero questi cartelli con i cognomi Ventre, Fuoco e Caronte. Caronte prima vedo qui questa foto, vediamo questa, Fuoco questa qui, giusto? Pietra che sta qua è la pietra tonna, si chiama, che in pratica io l'ho fotografata, sono andato a vederla, ancora tuttora esiste, ed è una bozza di macina, dovrebbe essere, dove furono appoggiati, perché quando poi questi che ammazzarono, insomma, questi tre briganti, tornarono a Picinisco e riferirono nessuno ci voleva credere, poi però portarono con sé la bisaccia, la pistola, il fucile di fuoco, eccetera, e capirono, dice, caspita, allora sarà vero, e quindi mandarono quelli della Guardia Nazionale, andarono sopra a prendere questi corpi e li portarono su. Poi ci stanno, nel libro sta riportato anche chi è che andò, dove li portarono, prima li appoggiarono qua, poi li appoggiarono vicino alla parete del castello che sta là accanto, che si chiama il Montano, lo chiamano questa parte qua, e poi vennero fotografati, perché il fotografare significava, era importante, perché per loro dovevano far vedere che era stato finalmente preso, ammazzato questo che si riteneva un brigante inafferrabile. E queste foto furono stampate in una certa quantità e mandate quasi in ogni paese, compreso pure i corpi furono portati a Cassino, ad Atina, anche a Isernia. Ho avuto notizie, questa però è stata riferita ma non come documentazione, cioè li portavano in giro per far vedere che era stato comunque ammazzato e si poteva non temere più almeno Signorotti. Altre cose simpatiche che le riporto come leggende, per esempio, se vedete questa foto, quella è la foto di Domenico Fuoco, presa proprio da un originale, e si vede che ha gli occhi aperti. Allora si sviluppò in questo periodo tutta una serie di credenze, no? Per cui molti, vedendo che era l'unico che aveva gli occhi aperti, dicevano: guarda, fate attenzione che quello ci sta guardando tutti quanti, quindi è l'unico che ha gli occhi aperti, sta vedendo chi sta con lui e chi sta contro di lui. Un'altra leggenda si dice, che si raccontava, però è simpatico riportarla, insomma, è che addirittura, poiché l'avevano tagliato, l'avevano quasi decapitato tagliandoli, diciamo,
la testa, dice che a un certo punto lui si alza, prende la testa, se la rimette in testa e scappa via, sono leggende. E l'ultima cosa che ti voglio dire, che però se tramanda, è che questo Gombarone, che in qualche maniera fu indotto a tradimento da Pallavicini, non si perdonò mai questo tradimento, perché è vero che ebbe tanti soldi, perché la taglia, poi molti signorotti di tasca loro cacciarono pure dei soldi fuori taglia, perché si erano liberati di questo flagello per loro. Allora si racconta che lui, ma lo stesso figlio lo ha raccontato a questo signore di San Pietro, si racconta che andando un giorno vedeva fuoco da tutte le parti, cioè in sogno, durante la giornata, e un giorno si sentiva la testa tutta imbambolata. Dice che mentre stava ritornando a casa, ci sono due versioni, la prima dice che gli si presentò davanti Novich, l'ho detto in dialetto proprio perché così è stato riferito, cioè sarebbe il tacchino, un tacchino che gli si mette di fronte e non lo fa passare, gli salta continuamente addosso. E lui dice, ma questo che caspita vuole? Allora pensa subito a fuoco, questa è l'anima di fuoco, che sicuramente mi sta, come dire, mi sfugge il tempo. Sta tormentando, bravo, mi sta tormentando. Poi la versione più aulica invece è che era un'aquila che si gli avventò contro e quindi insomma gli prese uno spavento. Si mise a correre, arrivò nei pressi del paese e dice che come un trave di fuoco gli si parò davanti, un trave di probabilmente un raggio di fuoco, un raggio di luce, probabilmente non solo al tramonto, non so, questo o aveva la febbre o non si sentiva bene, eccetera. Comunque sa di fatto che tornò a casa, la febbre ce l'aveva, la febbre a 40, e dopo un giorno, due giorni, comunque, morì. E tutti quanti hanno sempre attribuito, dice, oh, quello è forte, poi sentire questi anziani che dicevano, quello pure dopo morto lo ha andato ad ammazzare. Cioè, nel senso che hanno trovato, sì, dice che è stato sì tradito, però quello pure dopo morto lo ha fatto fuori. Cioè, ma ti fa capire di come è veramente entrato nel mito, e non poteva finire storielle, però che comunque rientra. Ma poi Domenico Fuoco poi è rappresentato come fra diavolo l'anima autentica del popolo napoletano, Aurunco, della di lavoro, Osco, cioè dalla grandezza del personaggio, del patrimonio genetico, insomma, non poteva finire nella maniera più degna il regno, persona intelligente, coraggiosa, crudele quando basta, però nobile d'animo, sì. Insomma, è così, quindi inutile che... Volevo solo chiudere, perché come vedi Maurizio il tempo passa, questo libro è eccezionale perché racchiude tantissime realtà di personaggi, c'è la figura dell'avvocato De Vandro, il liberale, però il figlio di Borbonico, però diventa garibaldino, quindi uno di quelli che è studiato a Napoli, ecco perché Ferdinando II era terrorizzato dagli studenti dell'università, perché lì c'era proprio il covo dell'insurrezione costante. Poi c'era Raimondo Rotondi, l'altro garibaldino che diventa addirittura sindaco, ma non amato dalla popolazione. Ercole Raimondi. Sì, Raimondi, che non era amato dalla popolazione. E no, perché poi Raimondo... E c'è la figura di Spallieri. Alla fine te lo dico, Spallieri, perché per quanto poteva essere poco amato dalla popolazione, però rimase fedele ai Borboni fino alla fine, quando poteva tranquillamente passare al di là del fiume e diventare un possidente ricchissimo, invece no, rimase fedele, e questo gli fa molto onore. Ma soprattutto c'è la figura di notaio Antonio Decina, che tu descrivi proprio, scambato all'Inquisizione, dove veramente si fa la cancellazione del passato, ma non la cancellazione, c'è la proiezione del passato nel futuro. Lui borbonico mai negato, che diventa sindaco amato dalla popolazione, e praticamente
sancisce anche la rinascita, dice il passato è passato, adesso bisogna guardare avanti. Quindi il suo patrimonio genetico napolitano e borbonico lo mette a disposizione della comunità senza rinnegare il passato, amato la popolazione e fece veramente ripartire anche in anni veramente tristi, che cominciò anche l'immigrazione in questo paese. Una figura che ti dissi fin dall'inizio che mi ha affascinato, perché era proprio la figura che compare in tantissimi romanzi. Non abbiamo letto. Regina, in realtà era di San Vittore, però quando era piccolo i genitori morirono e quindi lui andò diciamo nella famiglia della zia, della sorella della madre, e che aveva sposato Agostino Berrillo. Quindi puoi capire questo Agostino Berrillo, che è acerrimo nemico di Ercole Raimondi, e questa lotta intestina interna. Poi si oppose alla riforma dei luoghi pii che voleva fare Ercole Raimondi. La riforma, insomma, qua ci sta tantissimo da parlare, ma gli argomenti sono talmente vasti. E questo fatto non fu mai perdonato dal Raimondi, che lo accusò, come era capitato a lui, così denuncia questo Antonio Decina, di collusione col brigantaggio. Viene arrestato, però poi viene riconosciuta che era veramente estraneo ogni tipo di forma, insomma, di brigantaggio o di che cosa, qualsiasi cosa sia, e riesce poi, tant'è vero, diventa poi sindaco del paese dal 1871 fino al 1880, quando purtroppo morì per un brutto male. E come pure Ercole Raimondi, per esempio, un importante contributo che ha dato Ercole Raimondi era i provvedimenti per il brigantaggio. Cioè, quando a seguito dell'inchiesta Massari, no, che si voleva capire ma perché ci sta sto brigantaggio, perché sta gente così, diciamo, si sta comportando contro questo nuovo Stato, lui invia tutta una serie, un opuscoletto in cui ci stanno tutto ciò che secondo lui doveva essere svolto per poter annientare il brigantaggio. E poi ci sono, nella parte finale del libro, ma ci sono delle belle testimonianze. Sì. Il generale Covone, che aveva riferito alla commissione di inchiesta Massari, da uomo pratico e di esperienza, aveva sostenuto che i cafoni vedono nel brigante il vendicatore dei torti che la società loro aveva inflitto. Ecco perché fu così duro sconfiggerli. Questo lo dice il generale Covone, che faceva parte dell'Italia formata. L'onorevole Miceli ebbe ad osservare: quando si sorpassano i limiti della repressione con eccessi inescusabili, anziché raggiungere lo scopo, ce ne dilunghiamo, anziché distruggere il brigantaggio, lo rendiamo perenne e più feroce. Perché qua non si venne incontro a sta gente, ai poveri, cioè questi hanno subito sempre. E poi lo stesso onorevole Massari, Giuseppe Massari, non esitò a riconoscere che il brigantaggio era una malattia sociale che nasceva da una protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche e secolari ingiustizie. Ma su questo Maurizio, l'unica cosa su cui sono liberali. Maurizio, questa è l'unica cosa a cui sono in totale disaccordo, perché il brigantaggio insorge, perché lo dice anche lo stesso Vincenzo Cuoco del 1799, quando lui dice: i contadini del regno di Napoli non se la passavano bene, ma se la passavano meglio di tanti altri contadini di tutta Europa. Quindi il brigantaggio di Massari, là bisognerebbe, là purtroppo non, tu ne fai menzione, ma non c'è traccia, là bisognerebbe ritrovare la mia posizione, sia chiara, io non sono filo borbonico, non sono... No, ma non si tratta di filo borbonico. La mia posizione è quella proprio dalla parte di questa gente che si trova tra incudine e martello. Ma lui si trova a combattere contro Maurizio, la vera relazione importante, che di cui non si trova traccia, è quella di Antonio Mosca, che fu la prima e fu cancellata, che tu ne fai menzione anche nel libro.
non dimenticare che il dramma della nostra gente fino al 1860, sono pure banale e retorico, non eravamo terra di immigrazione, non terra di migranti. Nasciamo dopo i migranti. Certo, certo, perché e non dopo, dimenticare che noi sappiamo bene le un'altra tragedia che nasce dopo il 1860, Maurizio, la tratta dei fanciulli e dei bambini, cosa che noi non ci avevamo mai toccato questo. Quindi invece c'è una sola verità, caro Maurizio, e questo nemmeno Carlo, come si chiama, quello che ha scritto Cristo si è fermato a Deboli, l'ha capito, perché Carlo non può capirlo perché lui è torinese, non può capire noi che camminiamo sulle spalle di un gigante che è la civiltà napoletana. Noi siamo figli della Grecia, siamo figli degli antichi romani, siamo figli dei latini, siamo figli degli osci, volsci, siamo figli di chi gli hanno fatto la civiltà. Da noi c'è il, come tu hai raccontato, hai raccolto nei racconti degli anziani, da noi nasce prima il mito e poi nasce la storia. Dal mito nasce la storia e poi anche per il brigantaggio. Quindi quella gente che a un certo punto si è trovata affamata e disperata nel nuovo invasore, e come tutti gli istinti animali, tu ti difendi da chi ti vuole affamare. Io apprezzo molto un nostro comune amico che si chiama Fernando Riccardi, perché lui dice: guardate, qua non è che vogliamo fare parteggiare, ma è importante che si conosca la verità e che non si guardi la storia soltanto dalla parte dei vincitori, perché si sa, la storia la scrivono i vincitori, no? Quindi bisogna vedere adesso, a oltre 150 anni di distanza, le cose in maniera obiettiva. Oh, e vedere le situazioni da parte prima dell'Unità d'Italia, dopo l'Unità d'Italia, cioè vederla in maniera obiettiva, capito? Quindi infatti lui dice... Sì, io sto parlando che non voglio contestare quello che dici, sto parlando di Massari, e c'è questo giustificazionismo che va avanti dopo 1860. No, questi combattevano perché erano sempre disperati. No, non combattevano, questi hanno combattuto come in tutte le vicende tu vedi nei film della rivoluzione messicana e altri tipi di rivoluzioni cosa succede? All'inizio questi combattevano con un esercito, perché questi nessuno interessava cambiare un ordine di cose dopo 7 secoli e mezzo, quindi il loro stato di essere contadino non era certamente uno stato eccezionale, ma era migliore di tanti contadini, lo dici pure. Abbiamo sempre detto, si è sempre detto che l'Italia è stata l'unità di cosa? L'Italia è stata un'unità forzata, è stata basta, quindi non forzata, questo è chiaro. Certamente no. Ma poi tra l'altro da chi viene? Secondo, attinge. Maurizio, per quando noi possiamo accettare le tesi di questi soggetti che sono i veri protagonisti insieme ai Manutencoli, perché se non ci fossero stati i tradimenti interni da popolo napoletano non saremmo mai diventati un popolo meridionale. Stiamo parlando di soggetti come Massari, come Pica, che hanno fatto quello odioso, quello scempio della legge Pica, qualcosa di incredibilmente terribile, che anticipava, che è un po' su cui poggia ancora oggi la giustizia italiana, su parole dette da un docente dell'università, la Federico II, ascoltato da me a Pioppi anni fa quando fece un convegno sulla legge Pica. E prima di queste non ce n'era bisogno, non si viveva nell'oro assolutamente, ma c'era una dignità di popolo, una dignità di un'identità di terra, di tradizioni, e soprattutto nessuno è mai morto di fame da noi. Da noi le carestie, quando arrivavano, se ne andavano prima degli altri posti, e questa è una cosa molto importante. Altri posti facevano veramente la fame. Lo stesso San Royce disse che il contadino del regno, quando aveva un soldo, ma ce l'aveva, dopo fu la devastazione e la disperazione. Quindi anche nel famoso romanzo Noi credevamo. Quindi gente come Massari, che io non l'ascolto proprio, perché quella gente doveva giustificare io dico proprio il loro tradimento, il fatto che cancellarono un regno, una patria di 7 secoli e mezzo per i propri ideali, ma soprattutto per i loro tornaconti personali. E quindi questa è la storia. Poi dopo, abbiamo visto dopo, la devastazione che c'è stata nel nostro territorio fino ai giorni nostri, caro Maurizio. Noi ancora viviamo di immigrazione. Come io ti ripeto, l'importante è che si riesca a guardare in maniera obiettiva, dopo tanti anni, quello che avvenne. Perché pure oggi io mi trovo a parlare spesso con persone che difendono a spada tratta l'Unità d'Italia, e persone che difendono a spada tratta
la resistenza che si ebbe con il brigantaggio. Io l'ho detto prima, l'ho scritto nel libro, per me l'Italia andava fatta. Non sono d'accordo come è stata fatta, perché ha provocato morti, ha provocato emigrazione, ha provocato quello, tutte le conseguenze. E tu come l'avresti fatta l'Italia? L'avrei fatta come è stata fatta l'Europa oggi. L'Europa oggi come è stata fatta? Dopo che si è arrivata a un certo punto che le nazioni decidono di appartenere, di far parte di una... Maurizio, così avrei fatto. Purtroppo devo farti, c'è una riflessione da fare. Se l'Italia deve essere fatta come oggi è fatta l'Europa, non è che siamo andati in Europa. No, nel senso oggi l'Europa oggi un'unione volontaria, non allora guarda, Maurizio, le vicende napoletane anticipano sempre i tempi. Il declino della civiltà occidentale, quindi dell'Europa, nasce con Napoli, poi arriva il declino dell'Italia, adesso c'è il declino dell'Europa, dove praticamente l'Europa è soltanto un'associazione finanziaria che deve tutelare gli interessi economici, ed è un'Europa sovranista che tutela gli interessi sovrani di Germania e Francia. Quindi inutile che stiamo... non si può fare un'Europa non considerando confini, non è federata. No, abbiamo... voglio dire, ma non voglio scivolare in queste altre diciamo tematiche. Volevo soltanto dire che andava fatta gradatamente, andava fatta con una partecipazione dei regni, non con un'annessione forzata, con una guerra. Perché guarda, Ferdinando II lo disse, bisognava fare una confederazione di stati con a capo il Papa, cioè come figura simbolica che rappresentasse la tradizione cattolica, civiltà cattolica della penisola italiana, tutto qua. Ma l'Inghilterra non volle, Cavour e i piemontesi non vollero, e questo non si fece, questa è l'unica cosa. Ma noi avevamo la nostra patria, la nostra nazione, non avevamo bisogno di fare l'Italia, erano altri che avevano problemi, noi proseguiamo per la nostra strada. Poi adesso si è fatta, stop, va bene così, non ci sono problemi. Io so soltanto una cosa, caro Maurizio, che siamo pieni di giovani che vanno in giro con il mantello lombrosiano che va tolto. Questi ragazzi devono togliersi questo mantello lombrosiano e devono sapere che viaggiano sulle spalle di un gigante che è la nostra civiltà. E purtroppo noi non siamo figli di un dio minore, ma non dico superiore, ma comunque quantomeno Lombroso, lasciamolo proprio perdere, non merita nemmeno di essere menzionato. Non ho capito, Maurizio. Le teorie lombrosiane ormai non meritano nemmeno di essere menzionate, sappiamo bene. Cioè non si può assegnare il carattere di una persona, il modo di operare di una persona in base a delle caratteristiche fisiche, insomma. Bravo, allora sì, però intanto noi ce l'abbiamo, e adesso abbiamo i nostri giovani che prima andavano in giro per il mondo con la valigia di cartone, oggi vanno in giro con il trolley, cambiato poco, e con la laurea sotto il braccio. Queste sono appunto proprio problematiche. Vedi, quindi l'Unità d'Italia noi ci abbiamo guadagnato, non lo so. Andava fatta. No, ma io non ho detto. Unità, infatti è un'annessione al Piemonte, non è più e nemmeno, questo è stato. Certo. Maurizio, io ti ringrazio della tua presenza. Chiuderemo con la seconda parte del monologo di Raimondo, che credo che dopo di te è quello che più ha centrato dal punto di vista antropologico la figura di Domenico Fuoco, nel suo modo di fare che è eccezionalmente attuale, ma soprattutto nella lingua nostra, che affonda nel terreno, affonda proprio alle radici che affondano nel terreno, e riesce a prendere l'anima di una terra, di un popolo, e trasferirla, come hai fatto tu nel libro, nei suoi monologhi scritti e recitati in lingua laborina. Ti ringrazio, faccio vedere un'altra volta il libro. Chi vuole può prenderlo, ci può scrivere, non c'è modo, cioè è facilmente reperibile, basta che qualcuno ci scrive. E questa bellissima copertina con questo bellissimo disegno, che veramente questo fatto... è un disegno fatto da Vincenzo Paciolla, un caro amico, un artista che comunque lo fa per diletto, e gli dissi se voleva fare un disegno che in qualche maniera
ed è uscito un bel disegno. Si è ispirato anche a qualcuno del posto che magari fa parte della famiglia, non discendenti diretti, bello, però. Molto bello. Grazie ancora Maurizio, poi ci risolveremo ancora. Grazie e tanti cari saluti. Ciao. Grazie. Ciao. Per tutte quante, chiamano Rumbarò. Isso per tutti gli standard, c'è la fornita. I seguenti sono disimulati. Ora però sta a fare a ciò che sia. A me non è che non piace tanto, però tenga sentito quello che dicesse. Esso, ce ne fate fare un rapimento, stiamo qua in giro alla montagna e stiamo aspettando isso. Ci siamo dati l'appuntamento oggi, però io non mi sono fatto trovare a 12 la isso. Sono mandato gli uomini, mi sono fatto venire qua. Mi sono fatto venire qua e come mi sono guardato in faccia sono capito che questo è qualcosa in capo che non mi piace per niente. Io parlava, io si guardava in terra. Io le domandavo le cose, io si reggerava, non rispondeva. Allora ho detto sulla sera di stare qua in cima, di stare qua in cima che me, perché tu a me non mi stai convinto. A domani, mente fresca, arriviamo a terra e vediamo quello che stiamo a fare. La cosa buona però l'ha fatta. È portata a mangiare. Un po' di uomini che stanno qua in cima alla montagna hanno mangiato poco e niente. Oggi sono mangiati, sono mangiati buono. Ma si è fatto pure una fare il bicchiere di vino. Ma a me pare che il tuo bicchiere di vino me ne era piuttosto in casa. Ma pare che mi sta venendo il sonno, anzi, mi sta venendo proprio il sonno. Comparò, ma sai che tu stavolta non sei fregato. Non si è fregata e non sono morto. Ma tu pare che non ci credi che non sono morto. Tu mi vedi ancora tutta la parte. Tu stai a casa, per stai a mangiare, vuoi venire di piatti, vedo la faccia mia. La freccia alla finestra e mi vedi a me. Come no, tu te ne stai dietro sciocca. Io non sono morto, non si è ucciso tu, ma può essere che andavo il cuore. E che va da sera? Sotto il supporto, ovvio. Tu mi sei visto a me. Pare che io sono valore, io mi sono morto. Non si è ucciso tu. Eppure tu mi sei visto. Te ne sei scappato. Tu te ne sei proprio legato, tutto. Non stai mai mai più. Te sei andato a venire. Te reggi tu alla piedi. Questa cosa però. Ti sei fatto i soldi. Non si è fatto proprio male. Tu e tutti i soldi che tu sono dati e chi li ha dato a uccidere a me? Te sei comprato tutta questa terra qua, tutta questa montagna e tutta la terra. Io oggi sono venuto a vedere la roba mia. Qui è già attorno tutta roba mia. Ma te ci hai voluto portare qua in braccio qua in cima. Perché lui non ti legge più all'ambiente. Tu sei un morto che cammina. E stai qua in cima e ti porta a vita l'aquila. Tu mi sai che l'aquila non la sei vista mai. O se la sei vista, non era rossa come la chiesa che stai vedendo. Si è sentita raccontare che a certe volte l'aquila aggredisce la gente. In chiesa c'è una cosa che te. Vai contro di te. Tu sei detto al cuore, tu sei avvalancia al cuore. E quando ti sei mangiato un cuore, tu la vieni, in vita la faccia mia. Comparò. Fred.